Buonasera dalla Casa dell'Energia, nuova puntata di Nero su Bianco. Questa sera parleremo di quello che potrebbe accadere nel comune di Capolona, dove è nato un comitato che si batte contro la possibile realizzazione di una cava in un paesaggio splendido. Ve l'abbiamo già fatto vedere, c'è stata anche una camminata, una manifestazione domenica scorsa. Dopo vedremo le immagini, cercheremo dunque di capire quali sono, insomma, le ragioni di questa opposizione. Sentiremo anche la posizione del sindaco che avevamo invitato, il sindaco di Capolona Mario Francesconi, che la settimana scorsa ci aveva concesso una lunga intervista, però preferisce, diciamo, al momento riservare il confronto con il comitato in una sede privata, così ci ha detto, e non davanti alle telecamere. Comunque andiamo a salutare intanto Fabio Mori, direttore della Casa dell'Energia, poi vedete Piero Franchini. Buonasera, il sindaco di Castiglione Fibocchi, Salvatore Montanaro, buonasera. Buonasera. Alberto Gualdani, che come sempre ci racconterà, insomma, tutti i segreti l'uomo di questa zona, l'uomo del ponte, ma l'uomo anche contro la cava, possiamo dire così. Poi ci sono altri amici del comitato che andremo a presentare più tardi, è la presidente di Lega Ambiente, Chiara Signorini, benvenuta, buonasera. Allora Fabio, con cosa vuoi partire? Sì. Io ho appena visto le carte, Gualberto mi ha fornito le carte appunto di questa realizzazione, di questa attività estrattiva nella zona del, diciamo, di Cincelli, ho visto che ci sono pareri discordanti tra la regione e la provincia, poi magari i nostri ospiti li riassumeranno in maniera più precisa. Io dico solo che l'area lì è di pregio naturalistico e di pregio storico, come prima dicevi tu, diciamo, ce le invidiano un po' in tutto il mondo, c'è il Ponte della Gioconda, quindi c'è quest'anno appunto il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. Ecco, io credo che quello di cui proprio non abbiamo bisogno in questo territorio è deturpare l'ambiente. Portare via, diciamo, un pregio storico in un'area naturalistica di quel livello, secondo me è veramente un autogol incredibile, e spero appunto ci sia una rivalutazione di questi intenti. Grazie a Fabio Mori. Partiamo allora dalla manifestazione di domenica scorsa. Non è una questione politica questa, è una questione di territorio. Quest'area non dovrebbe essere usata per farci una cava estrattiva, quest'area dovrebbe essere usata per fare un parco, un'area protetta. No al progetto di una cava nel comune di Capolona, nello splendido paesaggio di Piave San Giovanni. Il comitato dei residenti appena nato passa dalle parole ai fatti, organizzando subito una manifestazione di protesta rivolta principalmente al comune, che in prima istanza ha dato parere favorevole al progetto. Il comune di Capolona, come ci aveva spiegato il sindaco Mario Francesconi, non ha ancora preso una decisione in merito, anzi, dopo che si esprimerà la regione toscana, la palla tornerà indietro e l'ultima parola spetterà proprio al comune. Questo però non sembra tranquillizzare i cittadini. Ci sono attività imprenditoriali di vario genere su questo territorio che insiste, e grazie a questo territorio riescono ad avere una qualità della vita eccellente. La viabilità ad oggi nel nostro territorio, tra Castiglione Fibocchi, Arezzo, Ponte Buriano, Castelluccio, Piave San Giovanni, tutte le frazioni che stanno, è massacrata in questo periodo. È un non senso pensare di fare oltretutto una cava con una viabilità devastata, con un ponte buriano da mantenere, preservare e tutelare. Non ci stiamo a queste logiche, non ci interessa un progresso proposto a questi termini. Il costo è troppo alto. L'amministrazione comunale di Capolona pensi a fare progetti e non a vendere il proprio territorio. Chiedo al sindaco Montanaro, da sindaco anche, insomma, di un comune limitrofe, che idea si è fatto di questa storia? Ma io devo dire intanto in premessa che ho il più grande rispetto per le autonomie di ognuno dei comuni, e naturalmente anche per Capolona, che nell'esercizio appunto della sua autonomia ha inteso prendere questa decisione. E tuttavia io sono qui pur con questo rispetto, però, a testimoniare la grave preoccupazione che ha la nostra comunità per la realizzazione di un'opera del genere, per tutta quella serie di conseguenze negative accadute che interesseranno anche il nostro comune. Io vorrei ricordare che il nostro comune ha avuto una serie di sofferenze per il passato in relazione a una discarica che per fortuna
siamo riusciti a far chiudere in anticipo e quindi a migliorare l'ambiente circostante e tutto quello che in maniera indiretta la discarica portava sulla viabilità del paese. Tant'è che di recente abbiamo realizzato tutta una serie di interventi che sono andati in direzione di rafforzare la sicurezza di chi transita sulla Sette Ponti e soprattutto in quel tratto di strada che è un tratto diciamo di centro abitato, dove insiste tra l'altro l'unico, chiamiamolo piccolo centro commerciale del paese, e dove abbiamo fatto anche con un po' di sforzi interventi diretti a garantire la sicurezza delle persone che transitano, sapendo che veniamo da esperienze anche tragiche, perché nel passato ci sono stati più di un incidente stradale grave anche con morti, e quindi avendo completato insomma questa azione di messa in sicurezza di quel tratto, vederselo compromesso da una ipotetica, almeno al momento, diciamo aggressione di un traffico veicolare pesante di cui non si conosce l'entità, perché dalla lettura diciamo delle carte finora non viene neanche in evidenza la quantità di traffico che interesserà il nostro comune. Noi abbiamo, coerentemente con come dire, i principi che abbiamo affermato nel nostro paese di tutela dell'ambiente da una parte e della sicurezza stradale dall'altra, abbiamo espresso il nostro parere tentando di motivarlo con le questioni di cui stavo parlando. Abbiamo visto la bandiera di Lega Ambiente, quindi Lega Ambiente condivide insomma un po' le preoccupazioni della zona. Lega Ambiente purtroppo le condivide, Lega Ambiente si è immediatamente messa a disposizione nei limiti di quello che sappiamo e possiamo fare di questa causa, perché crediamo che sia veramente una scelta scellerata quella che è stata fatta in realtà dal Comune, perché insomma diciamo ad oggi la nostra opinione è che il Comune abbia invece avviato a tutti gli effetti un percorso che rischia di portare questa zona a una trasformazione radicale. Questa trasformazione radicale è una trasformazione che purtroppo è stata presa probabilmente anche sottovalutata, sotto gamba, cioè qui non stiamo discutendo di una piccola cava che andrà a interessare un'area parziale, come ci vuole un po' anche motivare il Comune nel suo ragionamento. Innanzitutto si tratta di trasformare radicalmente una zona che non è affatto antropizzata come il Comune invece porta motivazione nei suoi atti. L'antropizzazione non è certo l'attività agricola assolutamente compatibile che in quell'area è sempre stata fatta, anzi quell'attività agricola la caratterizza e gli dà una connotazione di un paesaggio agrario estremamente qualificato e bello, apprezzato anche da chi lo vive e da chi lo frequenta con attività turistiche. Queste caratteristiche crediamo che siano del tutto compatibili con la sua vocazione ambientale, invece non sono affatto compatibili prospettive come quelle che sono state appunto messe sul piatto attraverso gli atti amministrativi di questa amministrazione. Ci preoccupa perché non è solo l'entità di questa piccola cava che viene proposta in questo momento, ma che questa attività potrebbe aprire oltretutto prospettive di trasformazione di quest'area ben più ampie, quindi una dequalificazione, un'alterazione di questo paesaggio che non vogliamo assolutamente che si verifichi. Chiedere a Gualberto Gualdani, vedo qui degli appunti, perché lui si è interessato ai precedenti tentativi, no, di arrivare a un medesimo risultato, giusto? Volevo far notare una sì. cosa che diceva prima Chiara, tutto questo è avvenuto mentre si firmava insieme al comune Castiglione Picocchi e al comune di Arezzo l'ambito turistico. Sì. Quindi cominciamo bene.
Poi ovviamente, ecco, io voglio entrare un attimino un pochino più sulla specifica tecnica, perché ovviamente si cerca di far fuori quel piano dal punto di vista di Cava dal 1993, perché le prime richieste venivano in quella data, poi reiterate nel 2002. Si formò un comitato a Meliciano, alla quale allora noi, ho ancora il documento tra l'altro nella cartellina, in cui noi come Cricche, come comitato Ponte Buriano e Paesi Rivieraschi dell'Arno ci si oppose, si fece una riunione congiunta con la Cricche, quindi praticamente la massima opposizione e l'appoggio a tutte quelle azioni che il comitato di Meliciano avrebbe interposto, tant'è che le zone furono, anche la zona di Meliciano, che prima non aveva vincoli, fu vincolata dal punto di vista paesaggistico. Quindi lì si agisce in tutta una zona paesaggistica che confina, praticamente lo si fa a Cincelli, perché si dice Capolona, in realtà nel comune d'Arezzo, perché ragazzi, ora se la regia può, io ho portato tre foto fatte con l'elicottero nel 1983, va bene? 1983. Il comune di Capolona parla anche di zona fortemente antropizzata. Qui siamo a Cincelli, vediamo Ponte Buriano, l'Arno, quindi praticamente è un tiro di schioppo, si dice in campagna, la distanza tra la Cava e Ponte Buriano. Se può scorrere con la foto. Ah, vabbè, non c'è. Ok, arriviamo, eccola. Queste Cincelli, praticamente le cave inizieranno da quel verde più o meno, siamo un po' più su, ma da quel verde lì. Andiamo all'altra, così si vede ancora meglio, perché spazia di più. Ce n'è un'altra ancora, vediamo. Ce n'è un'altra ancora, c'è una terza. Eccola. Ecco, questa, praticamente lì vediamo una casa sulla sinistra, l'ultima che vediamo sulla sinistra, sono le, attualmente hanno fatto un agriturismo, le bilodole. Ecco, le cave cominciano proprio di fronte a quella casa. Quindi praticamente Capolona c'entra fino a un certo punto, perché siamo nel, essenzialmente si può dire di essere nel comune di Arezzo. E quindi ecco... Quindi il comune di Arezzo potrebbe in qualche modo dire qualcosa? Non si sa. Il comune di Arezzo francamente l'ha già detto. L'ha detto, sì. L'ha già detto in modo piuttosto determinato. Non, impedisce il transito dei camion, non si può trasformare la via perché è vincolata. Dal punto di vista turistico è un ambiente da tutelare, dal punto di vista economico ci sono aziende agroturistiche, quindi è praticamente incompatibile, l'attività di escavazione è incompatibile con quello che è il territorio in quella zona. Allora, detto questo, quindi intanto qualcuno mi deve spiegare cosa intende il Comune di Capolona per fortemente antropizzato, perché io ho provato a leggere qualche vocabolario e qualche enciclopedia. Antropizzare, un territorio antropizzato è quello trasformato dall'uomo e quindi praticamente portato fino al degrado. Se quello è un ambiente degradato, mi si dica con quali valutazioni effettivamente è stato arrivati. Fermiamoci qui, poi riprendiamo perché c'è la pubblicità e poi sentiremo Piero, sentiremo anche che cosa dice il sindaco di Capolona. Un attimo dopo la pausa. Di nuovo insieme, allora stiamo parlando della questione possibile cava nel comune di Capolona. Piero, che idea ti sei fatto tu? Ma io ho passato lì la mia infanzia, perché io sono quasi nato, diciamo, alla Lama, che sono un chilometro da lì, quindi ecco, e ci sono stato fino a 16 anni, quindi conosco benissimo quel territorio, e quando ho sentito questa cosa vi dico che mi si è proprio rattristato il cuore, perché io lì facevo delle belle passeggiate, avevo degli amici, quindi che ogni tanto rivedo, però ormai siamo diventati tutti grandi. Io dico che mi sembra una cosa scellerata, perché onestamente quella è una bella piana, una piaggia, diciamo, chiamato le piagge, perché noi le chiamavamo le piagge a suo tempo, e quindi quando andavamo a lavorare lì a casa Briaco, e quindi poi lì appunto ci sono la Croce Nera, cioè ecco tutti quei luoghi io li conosco a mena dito.
Quindi quando ho saputo che succedeva questa cosa, effettivamente, diciamo, mi sono stupito, perché ho detto, ma possibile che non ci sia un altro luogo che non sia vicino, appunto, come si diceva, al Ponte della Gioconda, come si diceva, appunto, al Parco Naturale dell'Arno. E quindi, ecco, mi sembra proprio una cosa caduta così, dalle nuvole. Ecco, io, è giusto che, come diceva appunto il sindaco Montanaro, che ogni comune abbia la propria autonomia, però chiaramente non deve nemmeno danneggiare i comuni limitrofi. E quindi, ecco, io credo che ci vorrà un pochino di rispetto, e quindi quello sarà la cosa più importante che ci sia, perché poi dopo, se no, se ognuno si chiude nel proprio orto, si chiude nella propria casa, allora io non so, a questo punto già vedo che, insomma, una certa mancanza di rispetto ormai è cavalcata. Però, insomma, ecco, io credo che sia una cosa sbagliata, e quindi vedremo un po', però ci batteremo, anch'io, quindi ci batteremo perché questa cosa non avvenga. Allora, prima, siccome ci deve salutare il sindaco di Castiglionfibocchi, Salvatore Montanaro, chiedo l'iter, come ora ci spiegherà anche il sindaco di Capolona, cioè dopo questa preliminare, diciamo, approvazione del comune, la palla va in regione, la regione esprime un parere per capire, e poi è comunque il comune di Capolona che avrà la parola, diciamo, finale? Ma in realtà l'avvio dell'accordo attraverso un atto di valutazione ambientale strategica è la parte amministrativa con la quale il Comune di Capolona ha avviato l'iter che l'attuale legge prescrive e che prevede quella serie di passaggi che vanno a interessare il piano provinciale e il piano regionale delle attività estrattive. Sta di fatto però che di recente c'è una proposta all'esame del Consiglio regionale per la modifica, per l'approvazione di un nuovo piano regionale cave. Ora, naturalmente, se la Regione dovesse ritenere di risolvere la questione in quella occasione, evidentemente ha lo strumento principale, eventualmente approvando questa modifica all'interno del piano regionale delle cave. Con l'attuale normativa, ci sono vincoli che sono attualmente già posti sia dal piano provinciale delle attività estrattive sia dal piano regionale. Questa è la situazione attuale. Ora, come dire, in qualche modo la questione è anche nelle mani del Consiglio regionale, che, avendo appunto in approvazione il piano regionale nuovo che riguarda proprio le cave, ha in mano lo strumento per dirimere la questione. Grazie davvero al sindaco di Castiglionfibocchi, Salvatore Montanaro. Sentiamo la prima parte dell'intervista al sindaco di Capolona, Mario Francesconi, che risponde così. Noi abbiamo recepito la richiesta di un'azienda che ha proposto questa coltivazione, così si chiama, mi dicono. Recependo questa richiesta, abbiamo valutato nel nostro strumento urbanistico la possibilità che non vi fossero, strumento urbanistico che io ho trovato, approvato, assolutamente vigente, che, nel quale non c'erano diciamo, vincoli nell'impossibilità di farlo. Abbiamo valutato appunto gli altri vincoli possibili, da vincoli archeologici e di tutti i generi, non ce n'erano. La proposta di questo tipo di intervento è abbastanza limitata come dimensioni, perché un'ipotesi si parla di circa 5, diciamo un intervento su 5 ettari circa. Quindi rispetto a altre dimensioni molto molto limitata, ci hanno presentato dei documenti di questo genere, e con questi documenti è stato avviato alla Regione, che è competente su questo, è assolutamente competente e è assolutamente decisionale il proprio parere,
per la possibilità di inserimento nel piano cave regionale di questo sito nel nostro comune, al confine praticamente con il comune di Arezzo. Ci siamo assolutamente preoccupati anche della viabilità, dicendo che quanto sarebbe stato la possibilità di escavazione, di conseguenza quindi quanto la viabilità avrebbe dovuto sopportare, pensando ai comuni limitrofi per l'appunto, visto che la nostra viabilità è assolutamente impercorribile da cambi di questo genere, e il tutto è rimandato comunque a dopo che la Regione si sarà espressa su questo, se si esprimerà favorevolmente, comunque sia l'ultimo atto è sempre dell'amministrazione comunale, che ha assoluta giurisdizione nel dare o meno il permesso. Quindi non abbiamo assolutamente deciso nulla come amministrazione, abbiamo solamente fatto un atto che comunque avrebbe potuto fare direttamente, forse anche, e questo lo dico, anche direttamente nei confronti della Regione, l'azienda, chiedendo, oggi però ci vuole l'avallo del Comune che lo faccia come presentazione. Quindi il Comune ha presentato alla Regione questa richiesta di inserimento nel piano cave regionale. Non significa, come ripeto, mi ripeto rispetto a prima, che è un'autorizzazione, perché deve assolutamente passare al vaglio del Comune di Capolona, il quale Comune di Capolona ha potere assoluto di veto o di autorizzazione, di limitazione e di tutto quanto. Quindi l'ultimo potere è comunque questo, in quanto è di una dimensione inferiore a determinati limiti oltre i quali la giurisdizione del Comune non c'è più. Quindi questo, anche di questo ci siamo preoccupati, perché se avessero chiesto una possibilità di escavazione di una dimensione che usciva dalle nostre competenze, molto probabilmente avremmo dato parere negativo, perché non avremmo potuto controllare quello che sarebbe potuto succedere. Siccome è comunque giurisdizione dell'amministrazione, essendo sotto determinate dimensioni la possibilità di gestirla, abbiamo deciso di inoltrare la richiesta alla Regione. Ci ha raggiunto Vasco Macconi, che è presidente del comitato che si batte appunto contro questa, che ancora è un'ipotesi, dice il sindaco. Che cosa non vi va bene di queste parole? Intanto non è un'ipotesi, ma è una delibera della Giunta che praticamente fa partire il tutto. Cioè la delibera della Giunta chiede straordinariamente di inserire nel piano cave la piana di Cincelli. Questo è, cioè, parte dalla Giunta e si mette in moto in questo modo anche la Regione, perché è coinvolta, però il problema è sorto dal Comune di Capolona. Per cui il Comitato, che tra l'altro come cittadini abbiamo saputo di straforo col passaparola di questa delibera, si è mosso tantissimo la gente, ci sono state assemblee molto partecipate, quindi viene fuori che noi come comitato chiediamo il ritiro della delibera numero 8 della giunta comunale del 21 gennaio del 2019. Questa delibera, tra l'altro, viene fatta in un momento in cui il Comune promuove lato, e ne fa propaganda, lato turistico, della promozione turistica, con il Comune di Arezzo e il Comune di Castiglione Pibocchi. Quindi è una contraddizione, cioè da una parte promuove il turismo, da una parte prospetta la distruzione di questo turismo, perché in quella valle è pieno di attività agricole, maneggi, recensioni alberghiere, agriturismi. C'è tutta un'attività in cui molti stranieri vengono in questa zona a soggiornare in questa zona. Quindi da una parte si promuove il turismo e da un'altra si fa questa bella pensata. Quindi noi chiediamo, quindi faremo di tutto, quindi ci rivolgeremo a tutti perché sia ritirato questa parte del Comune. Intanto noi ci siamo mossi, perché
logicamente abbiamo saputo questa cosa il 22 di marzo. Il 22 di marzo noi siamo col passaparola, si è saputo di questa delibera strana e stravolgente il territorio. Quindi abbiamo fatto le nostre assemblee, costituito un comitato, registrato tutto e ora abbiamo i nostri canali. C'è una raccolta firme che è già iniziata e siamo già a circa 300 firme. Poi abbiamo fatto la nostra pagina Facebook che è intitolata La Valle delle Piagge, in cui ci sono già, fatta 4 giorni fa, ci sono già 700 iscritti. La petizione si trova, e poi abbiamo aperto anche una petizione online e siamo già a 1400 firme. Quindi siamo decisi a impedire questo stravolgimento del territorio. Ambiente su il punto del cui il sindaco diceva è una cava di piccole dimensioni, quindi insomma tanti problemi non ci sarebbero. Su questo appunto avevo accennato già prima che non siamo per nulla concordi col sindaco, perché qui la questione non è quella della dimensione della cava, dell'attività, è la scelta che il comune fa con questo atto di trasformare l'identità di quella zona. Questo deve essere molto chiaro, cioè ci deve essere anche chiarezza da parte dell'amministrazione nel momento in cui in un'area che ad oggi è palesemente a vocazione agricola e turistica, come quella zona è, di un'agricoltura, torno a dire, a basso impatto, non stiamo parlando di agricoltura intensiva che snatura diciamo un territorio, anzi torno a dire che quel territorio ha una sua conformazione paesaggistica proprio data dall'attività agricola. Voglio dire, in Toscana è molto spesso così, l'agricoltura ha disegnato il paesaggio e quando questa agricoltura è stata un'agricoltura storica di una certa tipologia, lo ha disegnato in maniera anche molto piacevole e pittoresca. Il territorio, il Chianti, il territorio senese, ma anche molte zone del nostro territorio hanno questa caratterizzazione. Quindi quello è un luogo con questa identità. Porre lì un'attività di questo genere significa scegliere di trasformarlo, al di là delle dimensioni di questa attività estrattiva. Inoltre il problema è che questa iniziale attività, che potrebbe anche essere di piccole dimensioni, chiaramente trasformando le caratteristiche di questo territorio lo mette in un processo, in un percorso che in futuro ovviamente difficilmente può negare ad altri il diritto di utilizzare in altrettanto modo, nella stessa maniera, le aree limitrofe e circostanti. Quindi si apre una nuova storia per quella zona e questo non è secondo noi assolutamente un tipo di scelta adeguata a quell'area, a quella parte di territorio. Cioè questo tipo di scelte devono stare appunto dentro un percorso pianificatorio. Se la provincia, che è un ente che noi crediamo abbia avuto grande lungimiranza e anche una capacità di leggere la storia e le caratteristiche del territorio estremamente importante anche per la difesa dell'ambiente, l'aveva esclusa dalle aree a vocazione estrattiva, questo ha delle sue motivazioni, la provincia lo ha attentamente motivato nel suo piano, quindi oggi questa scelta è totalmente in contrasto con quell'analisi che era stata fatta, con tutta una serie di elementi di studio, di valutazione che non possiamo sottovalutare. Torniamo dopo la pubblicità. Di nuovo insieme dalla Casa d'Energia con Nero su Bianco, stiamo parlando della possibile realizzazione di una cava nel comune di Capolona. Abbiamo ospite questa sera il comitato dei residenti che si batte, il suo presidente, e abbiamo anche la signora Maria Luisa Lapini. Allora signora, lei nell'intervista che ci ha fatto alla manifestazione diceva giustamente, no, ricordando anche il caso di Greta, di tutta la sensibilizzazione su questioni poi molto così globali, poi ci sono anche delle cose che abbiamo magari sotto casa che meritano magari la stessa attenzione. Beh, si parla della globalizzazione, parliamo anche del locale, quello che è locale.
E penso che questo sia molto importante, perché abbiamo parlato e abbiamo sentito ora anche nelle precedenti interviste quanto il territorio e quel territorio comunque rappresenti, non solo per noi cittadini che ci abitiamo, abbiamo le finestre, il paesaggio è bellissimo, eccetera, ma soprattutto perché è un luogo di richiamo, di attrazione. Da un punto di vista turistico è un luogo storico, perché ancora non sono state estrapolate, cioè sono state estrapolate informazioni importanti da un punto di vista archeologico a vari livelli. E quindi è da un punto di vista anche naturalistico, non ci dimentichiamo che siamo vicino alla riserva naturale di Ponte Buriano. La stessa riserva, lo stesso comitato si è reso disponibile e ci appoggia in questa azione, perché effettivamente qui si è parlato di un'azione fatta a tavolino. Il sindaco stesso non conosce il nostro territorio, mi dispiace dirlo, perché sembra che abbia scoperto l'uovo di Colombo. Sapevano anche le altre amministrazioni che lì c'era Ghiaia. Conoscevano bene il territorio, quindi questa dire vabbè, noi lo proponiamo perché ce l'hanno chiesto, cioè un'amministrazione comunale, il sindaco che rappresenta, dovrebbe rappresentare tutti i cittadini, parla spesso e troppo spesso di minoranza, che l'aveva detto la minoranza, chi è questa minoranza, chi siamo? Noi dalla parte di qua della valle, Castelluccio, Pieve San Giovanni, Cafaggio, Busseto, poi magari anche le frazioni degli altri comuni, no? Siamo quelli al confine. Quindi troppo spesso si parla di cose che non si conoscono, non ci siamo sentiti in questo caso rassicurati dalle parole del sindaco, perché quando parla e parla di portare un atto al comune fa spallucce, io se leggo un linguaggio non verbale non mi tranquillizza, mi dice quasi che vuol dire. Quindi noi invitiamo il sindaco a ritirare, come diceva il nostro presidente del comitato, la proposta alla regione, perché se gliela deve fare e poi la rivede è inutile che la faccia. Non è il primo sindaco che si è trovato a quattro occhi a dover dire di no a imprenditori che volevano usurpare e stravolgere il nostro territorio. Grazie. Gualberto, hai sentito le parole del sindaco, l'avevi già sentite, quali altri problemi si possono sollevare secondo te? Il problema ci ha messo il dito un attimino chi è intervenuto prima di me, la Maria Luisa. Qui voglio dire, si fa il gioco delle tre carte, no? Perché chiaramente ognuno ha la sua responsabilità. Il sindaco praticamente ha perpetrato, ha sacrificato un interesse pubblico che è quello del turismo, dell'ambiente, dietro richiesta di un privato. Di solito siamo soliti lottare contro l'inverso, cioè quando un'opera pubblica può impatta privati. Qui siamo addirittura, si sta rovesciando addirittura la situazione, e non è poco. Poi ripeto, è stato approvato con delibera d'urgenza, l'urgenza di tritare un territorio. C'era, interrogativo, però mi ha meravigliato un pochino anche la Regione Toscana, che di fatto insomma ha accolto in un primo tempo, quando il privato ha presentato la richiesta è stata respinta, dopodiché una volta che l'ha presentata il sindaco è stata inserita, con tutto quello che si diceva prima, perché la provincia, se si legge la parte finale della provincia, dove paesaggisticamente tutelata, ci sono tutti i vincoli possibili e immaginabili, capisce perché questi vincoli non siano stati recepiti né dal comune né dalla regione. Insomma, è un pochino da approfondire tutto quanto. Allora, volevo chiedere, sì, dice un'altra cosa? No, volevo sentire che Piero, dopo ti chiedo la parola. La minoranza, perché voi avete detto di averlo saputo, no? Il 21 marzo, per caso i consiglieri comunali di minoranza lo sapevano da prima o no? A me risulta di sì. Risulta che in una appunto lettera era stata portata a conoscenza da parte dell'amministrazione comunale il capogruppo della minoranza, quindi risulterebbe che questo sia stato saputo. Purtroppo però qui il problema è che, come diceva appunto Gualberto,
è il gioco delle tre carte, no? Quindi c'è chi chiaramente appare, poi scompare, poi riappare, quindi ecco. Io credo che, diciamo, anche da parte della minoranza ci siano state, diciamo così, delle, come dire, forse sottovalutazioni, ma forse anche, diciamo, delle cose che volevano che accadessero probabilmente perché erano di parte, quindi vale a dire, forse può darsi che tenevano a ciò che sarebbe successo, che nelle casse del comune sarebbero entrati qualche po' di soldi e quindi ecco probabilmente, non lo sappiamo sapere, però insomma questo c'è, cioè, sicuramente. Qua... Ah, dopo me la dici. Quindi, allora, vedi, che c'è okay, qua... dopo la gente sa, capito? Quindi ecco, ecco, quello che io dico però, io vedo in queste nostre amministrazioni, diciamo, certe volte, molto spesso, delle miopie proprio, perché io dico che se avessero avuto il ponte Buriana, quindi il ponte della Gioconda, in tutte le parti del mondo, io credo che lì ci avrebbero cercato di fare non le cave, ma dei grandi grattacieli per portare lì il turismo. E che il turismo poi dura anni e quindi non è che può durare, diciamo, oltre le nostre vite. Quindi, mentre invece l'estrazione delle ghiaie, appunto, non lo so, probabilmente facendo dei buchi che si arriva sotto di un chilometro, probabilmente ci sarà anche tanta ghiaia. Però ecco, io credo che poi questi 5 ettari, insomma, dopo sai quando sei lì, un pochino più là, poi un pochino più là, quindi ecco, io credo che diventerebbero probabilmente non 5 ettari, ma molti di più, perché lì, tra l'altro, gli ettari ci sono. Quindi ecco, io dico che, onestamente, questo, la parte politica, che tu sai che ormai mi conosci da tempo, che io molto spesso contesto, perché? Perché onestamente c'è proprio, cioè mi sembra che amministrare certe volte ci siano, ma nemmeno i bambini, perché i bambini delle scuole elementari probabilmente conoscerebbero meglio le cose e le questioni. Poi dopo, lì non lo so per quali motivi, ecco, probabilmente i motivi politici sono quelli appunto di avere consensi e quindi di essere rieletti, quindi ecco, probabilmente, diciamo, stravolgono tutte le cose che potrebbero essere buone e certe volte poi dopo vedi delle amministrazioni là dove spesso si grattano il capo. Si grattano? Il capo. Il capo. E c'è una lettera, questa che cos'è? Allora, questa è una risposta del comune di Capolona, quindi il sindaco, sì, Francesco. Di qualche, sì. Del sindaco. A chi? Ai consiglieri di minoranza che hanno fatto un'interrogazione. Sì. Ha risposto puntualmente a quello che è stata l'iter della pratica. Poi ecco quando si parlava di soldi, di soldi, dice la richiesta fatta è stata valutata in virtù di un'eventuale opportunità economica derivante dalla coltivazione del sito. Quindi il comune per perché poi dice considerebbe fonte di finanziamento per interventi ed opere da effettuare nel comune, è chiaro. Una sorta di corrispettivo. Sì, insomma, praticamente questi scavano, però il comune c'ha un vantaggio per fare delle opere. Sì, sì, si fa queste opere. A parte che vengono fatte nel comune Capolona, il danno nel comune Arezzo, a parte questo. Poi si dice il traffico tanto verrà fatto passare tutto da Capolona, non viene toccato. E quindi io, che vi preoccupate? Però io devo dire una cosa, siccome questa, io non sono nuovo a queste battaglie, diciamo, e si ripresenta la stessa situazione che si presentava nel 93 quando si fece la battaglia contro la totale bacino, io pregherei la regia, c'è un'intervista sulla Nazione del 93, c'è un segno rosso, io risponderei nello stesso modo. Praticamente il denaro non ripaga l'ambiente e la storia. Lo dissi nel 93, lo ripetetti poi in diverse trasmissioni insieme alla Torre di Bacino, allora c'era il confronto, perlomeno quelli venivano a confronto. E quindi, e questo io credo sia la nostra posizione, perché se ne è già anche parlato. Va bene, e non so se riusciamo a vederla questa, eccola qua, Gualdani, e questa è te, la mia casa fu demolita anche nel 57, i miliardi non ripagano la storia. Meglio non avercelo nemico, Gualberto. Due parole e si chiude il problema. Vediamo adesso la seconda parte dell'intervista al sindaco Francesconi, che dice anche
sostanzialmente meglio una cava che ne so, stabilimenti in cemento che poi rimangono per sempre. Una cava, dice, poi viene tutto rimesso a posto. Il capannone. C'è una terza via. Sentiamo. Sarei altamente felice se potessimo recuperare il territorio, il materiale alla diga della Penna oppure intorno ai fiumi dove purtroppo non potendo toccare nulla creiamo veramente dei grossissimi problemi molto 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 maggiori rispetto a quello che creerebbe una coltivazione di questo genere, che comunque tengo a precisare una cosa che prima non ho detto: oggi le cave con la legge del 2015, che è molto 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 restrittiva, non parliamo più di cave di 30 anni fa, nelle quali, per attivare le quali bastava un documento da mandare ad un istituto che io sappia era verso Grosseto o qualcosa del genere. Oggi ci sono dei paletti strettissimi, e non solo, nel permesso di escavazione è intrinseco l'obbligo del ripristino. L'obbligo del ripristino, per il quale è assolutamente indispensabile da parte di chi coltiva l'area il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa che garantisca l'amministrazione comunale per il ripristino dell'area nella conformazione iniziale, certamente con livelli diversi, ma nella conformazione iniziale, in maniera tale che l'ambiente non risulti perlomeno difficilmente identificabile quello che c'è stato di asportazione. E ricordo che comunque, nel caso che dovesse essere e la regione noi dovessimo dare positivo, cosa parere positivo una volta che la regione si fosse espressa, comunque sia, che la durata di un intervento di questo genere è una durata che siamo sui 3 anni, 2-3 anni, dopo i quali il tutto ritorna, diciamo, dolce nelle condizioni precedenti. Noi puntualizziamo molto su questo problema delle escavazioni come danno ambientale, sembra proprio assolutamente, come dire, non risolvibile. È molto maggiore costruire un capannone. Un capannone, un'area industriale, rimane almeno per i prossimi 100 anni e forse di più. Scavare del terreno ripristinando nelle condizioni nelle quali, con la solita morfologia precedente, per una durata di 3 anni, non lo ritengo altamente impattante nell'ambiente. Mi sembra chiaro, vogliamo anche rispondere perché i residenti erano rimasti colpiti dalla velocità della decisione richiesta il 21 dicembre, esito un mese dopo. Però in mezzo ci sono state tante riunioni. Appunto, cioè io mi avete detto, mi avete sollevato questo problema e effettivamente sono andato a vedere e è scritto con questo carattere d'urgenza, ma la dimostrazione che il carattere d'urgenza non c'è è il fatto che dal 22 dicembre al 21 di gennaio abbiamo fatto altre 4 giunte noi come amministrazione comunale. Quindi se ci fosse stato veramente il carattere di urgenza, dal 22 dicembre non l'avremmo portata il 21 gennaio, o perlomeno l'avremmo portata alla prima della prima giunta utile, che è stata il 2 gennaio, cosa che non abbiamo fatto, e questo è agli atti, quindi non è che dico una cosa non dimostrabile assolutamente. Ultima parte di Nego su Bianco qui dalla Casa d'Energia di Arezzo, ci ha raggiunto, poi vogliamo sentire ancora sia il Presidente del Comitato che la Presidente delle Legambiente, alcune cose da puntualizzare. Abbiamo un'altra signora del Comitato, si chiama? Anna Testi. Allora Anna, che cosa ci vuole dire? Dunque, innanzitutto io vorrei dire che noi cittadini ci siamo ritrovati e costituito il Comitato, come ha detto il Presidente, non tanto per fare folklore, ma per poter incidere e essere una forza contro questo stupro ambientale. Noi lo definiamo così perché chi conosce il posto lo sa meglio di me, è stato descritto, è stato prodotto attraverso fotografie e immagini,
e chi non lo conosce basta fare 5 km, 6 da Arezzo e arrivare in quella che è definita la Val d'Orcia aretina. Ora, poi ci saranno tutti gli atti amministrativi che, come ha detto il Presidente, verranno fatti per poter, diciamo, impugnare questa delibera, questa pensata. Io personalmente dico che stasera, come cittadina, avrei preferito che ci fosse il sindaco di Capolona, non quanto persona, ma come rappresentante dell'istituzione, perché noi siamo dei cittadini e rappresentiamo un folto gruppo di persone che in qualche modo si vogliono confrontare, capire perché è stata fatta questa scelta, che ci appare veramente molto anomala, anche nella forma, perché una delibera presa sotto le feste di Natale su una scelta così importante, così strategica, voglio dire, resa immediatamente eseguibile, non se ne capisce nemmeno l'urgenza, però questi poi saranno altri fatti. Ho sentito l'intervista del sindaco di Capolona quando dice che i calatori sarebbero obbligati a ripristinare, a parte il fatto che su questo c'è ci sarebbe molto da dire, perché su Quarata insomma ci sono stati dei grossi movimenti di cittadini con grossi danni all'ambiente per questa motivazione, però forse non ha capito che noi non vogliamo proprio l'escavazione, non ci interessa il fatto, cioè, che non la volete proprio. Quello è uno stupro che si verrebbe a verificare in un paesaggio magnifico, è uno stupro che non dobbiamo consentire per noi, per i nostri figli e per i figli dei nostri figli. Teniamo conto che proprio il trattato, la convenzione con l'UNESCO è stata stipulata nel 2000, ratificata nel 2006, proprio a Firenze. Quindi questo la dice lunga. Allora noi richiamiamo le istituzioni tutte a una maggiore attenzione su questo problema e a ritirare gli atti inerenti all'escavazione nella zona delle piagge. Comunque, grazie signore, il sindaco, quando l'abbiamo invitato, ha detto che privatamente è disponibile a incontrarvi, quindi prima privatamente e poi eventualmente in una trasmissione, penso i rappresentanti, insomma, credo. Allora, i due presidenti, che cosa c'è da puntualizzare su quello che avete sentito? Puntualizzare rispetto appunto a questo doppio scenario che il sindaco ha delineato. Sono anch'io totalmente d'accordo con quello che dice il comitato, non mi sembra sinceramente corretto prospettare l'alternativa capannone a quella escavazione, perché, cioè, onestamente il comune di Capolona ha le sue aree industriali, quindi se ci fosse l'esigenza di collocare un altro capannone, ammesso non concesso ovviamente, credo che non ci sia bisogno di andare a ipotizzare un'alternativa in quel territorio. La pianificazione territoriale, grazie a Dio, diciamo, ormai è uno strumento che da ormai tantissimi anni permea l'azione politica e amministrativa di un comune, quindi esiste un'area dedicata a queste funzioni e ne esistono altre dedicate ad altre funzioni o non dedicate ad alcuna funzione se non quella della fruizione libera dei cittadini, della natura, degli animali e di tutti gli esseri viventi, perché peraltro non siamo gli unici a popolare questo territorio. Quindi questo confronto mi sembra molto fuorviante, ecco, nel costruirsi un'opinione, insomma, corretta e anche scientificamente e tecnicamente sensata, motivata. Altra cosa, anch'io vorrei spendere due parole sul discorso ripristino. Allora, non ci illudiamo e non credo che nessuno che anche tecnicamente conosce un po' questi percorsi possa affermare che il ripristino di un'area scavata equivale al riportare quell'area alla condizione zero, cioè a come era prima di questa attività. Questo è tecnicamente impossibile.
cioè le, il depauperamento anche di suolo fertile, di funzioni, di interazioni ecosistemiche che c'erano prima e che sono state sottratte da 1, 2, 10 anni, quanti possano essere, di attività estrattiva, non esiste alcun progetto di ripristino che le possa interamente riattivare. È chiaro che esteticamente io posso riportare quel luogo a una parvenza simile a quella di prima, ma gli ho sottratto per lungo tempo tutta una serie di caratteristiche e di funzioni che non gli ridò come bacchetta magica, semplicemente ripristinando livelli o altri aspetti secondari. Quindi questo è un elemento, insomma, diciamo, che non è che lo racconto io come punto di vista, è un dato di fatto, insomma, possiamo su questo aprire anche approfondimenti molto più ampi. E scavare significa poi, ultima cosa che vorrei dire, andare anche a agire su quel consumo di suolo che ormai anche la normativa regionale chiede di fermare, perché un'area in cui si scava, si coltiva a fini di escavazione, non è cementificata, ma è comunque un'area in cui il suolo fertile viene temporaneamente, ma per un tempo insomma significativo, sottratto. Quindi, diciamo, va contro anche a questo punto di vista agli indirizzi che ormai sono portanti nella programmazione territoriale di questo paese e di questa regione in particolare. Allora, le conclusioni, Presidente del Comitato? Le conclusioni sono molto semplici. Se il sindaco, prima di fare quella sciagurata delibera, avesse semplicemente parlato con la popolazione, come prevede tra l'altro lo statuto, gli articoli 33 e 42 dello statuto di Capolona, molto probabilmente la gente gli avrebbe, cioè intanto avrebbe visto il posto, e che non è un posto né da escavazione né tantomeno da capannoni, quello è un gioiello, che ci buttiamo i capannoni, no? Quindi siamo sereni, noi vogliamo il confronto, quindi siamo determinati a chiedere l'abrogazione, cioè il ritiro di questa delibera da cui parte tutto, e faremo gli incontri anche con l'amministrazione, pacatamente ma con determinazione, perché voglio dire, è essenziale salvaguardare questo posto, come diceva l'altra partecipante al comitato, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per le nostre. Cioè non è un territorio che è lì, è un territorio che ci hanno lasciato i nostri nonni, bisnonni, e quindi lo dobbiamo conservare. Cioè si muovono tutti questi giovani per conservare l'ambiente, voglio dire, che non facciamo niente quando questo, come si dice, queste cose avvengono sotto il naso e sotto casa. Quindi è importante partecipare anche noi a questa sensibilizzazione. Sì, ecco, io volevo dire che, visto il luogo, visto anche poi, fra l'altro, che questa cosa è accaduta proprio nel cinquecentenario della morte di Leonardo, e noi abbiamo fondato un altro comitato, appunto, per cercare di ricordare questo grande personaggio, questo grande artista, e abbiamo fatto fare da uno scultore un busto di marmo bianco che collocheremo a Ponte Buriano il 1° maggio. Quindi ecco, per far capire che quello è un luogo che non è adatto alle cave, perché probabilmente anche Leonardo si strapperebbe il naso, insomma. Quindi ecco, probabilmente, ecco. Quindi appunto noi continueremo a dire che quel posto è un luogo dove ci deve arrivare tanto turismo. Ecco. Chiedo a Gualberto, che è esperto di queste battaglie, che sensazione ha? Che alla fine il comune farà marcia indietro o no? Allora, io secondo me, per quello che ho sentito dal sindaco, sono piuttosto deluso e preoccupato. Perché, insomma, dire che dopo si guarderà se c'era problemi o aveva qualche perplessità o aveva visto bene la zona, molto probabilmente l'istanza non la presentava in 20 giorni con delibera d'urgenza. Quindi
non credo che sia tanto semplice che ritiri questa delibera. Comunque quello che volevo dire è che sarà invitato il 1° maggio alla nostra cerimonia di commemorazione del 500° anniversario della morte di Leonardo, e se vorrà lo potrò accompagnare su, fargli, e parlare insieme di tutto quello che rappresenta quell'area che lui vuole scavare. Seguiremo ovviamente l'evolversi, a disposizione ancora ovviamente anche del Comune di Capolona se voleste fare ulteriori precisazioni. Sentite che è un luogo vissuto, la Casa dell'Energia, non è che ci siamo solo noi con la nostra trasmissione, ma ci sono eventi su eventi, e quindi anche durante le nostre trasmissioni è l'emblema, no, di un luogo ovviamente sempre più vissuto dalla città. Io saluto i nostri ospiti, grazie di essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana.